Aspetti anche che potrebbero essere vere certe cose, quindi diciamo.
Insomma,
senso questa cosa. E Gara continua a sostenere.
così nei video dove fingeva di essere arrabbiata. A me sembra sempre tutto finto, non so. Dice di voler pubblicare anche lei delle chat. Avevano staccato la corrente a casa di Regina e non poteva mantenere le figlie e quindi voleva sempre fare le live con Cara e prendere le donazioni e con queste donazioni pagare le bollette. E quindi per quello voleva mandargli gli assistenti sociali, perché non era in grado appunto di mantenere le figlie e per farlo doveva raccattare le donazioni su TikTok. Insisteva sempre con Cara per fare i match. I match sono dei video di TikTok dove fanno delle live insieme e si sfidano tipo a chi fa più donazioni, così fanno, incentivano diciamo i fan a donare, ecco. Chi fa più donazioni al suo creator preferito, il creator preferito vince, quindi loro ci tenevano a far vincere, non so, Regina o Cara, e intanto loro si riempivano le tasche di donazioni. Quindi voleva farle togliere le figlie dicendo che non era in grado di mantenerle, perché doveva appunto elemosinare queste donazioni su TikTok. Ma proprio è stato il top del top, perché Regina risponde dicendo che Cara non paga le tasse, non ha la partita IVA e quindi tutte le donazioni, tra l'altro se non ho capito male, Cara come lavoro fa OnlyFans, quindi sono vere, alcune no. Speriamo non il maltrattamento dei figli e degli animali.
questo dissing hanno acquisito tantissimi follower su TikTok e non so se è per creare hype perché adesso uscirà questo film dove hanno partecipato entrambe o se è successo davvero che hanno litigato e che si sono sputtanate a vicenda, non lo so. Chico.